Martin aveva 10 anni ed un potere. Saltare da un libro all'altro, da un mondo all'altro, era ciò che riusciva a fare meglio. Bastava strizzare gli occhi, tirare fuori la lingua e con quei rapidi gesti di concentrazione riusciva ad immergersi all'interno di un libro qualsiasi e per quanto tempo voleva. Un giorno l'attenzione di Martin fu catturata da un libro dalla copertina viola scuro, con una sola parola in rilievo: Frankenstein, un nome che lui non riusciva neanche a pronunciare bene. La prima volta che entrò in quel libro, un inaspettato freddo invase tutto il suo corpo. Aprì gli occhi e intorno a sé vide solo enormi e aguzze montagne. Martin vide l'ombra di una gigante creatura che vagava in quella desolazione infinita. Aveva davvero paura! Cercò di uscire dal libro usando il suo potere, ma dopo aver riaperto gli occhi, si trovò sempre lì, ai piedi della montagna, e il rumore dei passi diventava sempre più forte. Tutta quella paura gli impediva la concentrazione necessaria per poter tornare a casa. Martin corse e raccolse un bastone per farne un'arma, deciso ad affrontare la misteriosa creatura. La sua possente mano sfiorò il viso di Martin. Non lo colpì, lo accarezzò soltanto, come se accarezzare il viso di un bambino fosse il primo gesto dolce che avesse mai fatto. Improvvisamente la paura lo abbandonò e si sentì di nuovo in grado di poter tornare a casa, ma non lo voleva. Martin allora decise di conoscere meglio quella strana creatura e gli raccontò della sua fantastica vita, del suo potere, del cappellaio matto con cui rideva crepapelle, dei giochi nel paese dei balocchi con Lucignolo e Pinocchio. Nonostante l'iniziale paura, i due diventarono grandi amici. Martin capì che l'aspetto esteriore non bastava. Una persona, per comprenderla, bisognava capirla dentro. Allora, ogni giorno, tornava in biblioteca, saltava da un libro all'altro, ma parte del suo tempo era sempre dedicata a lui. Adesso riusciva anche a pronunciarne il nome. Frankenstein.